Salve a tutti amici miei e benvenuti in questo nuovo episodio di Unsettling Records World Beyond. Questo episodio è in collaborazione con il canale YouTube e Spreaker The Life of a Killer, Cronache di Follia, ai quali vi invito caldamente ad iscrivervi e vi fornisco il link in descrizione. Insieme ad Alessia abbiamo pensato ad un video diviso in due parti nella quale analizzeremo le rispettive personalità di una coppia di serial killer. Quando usiamo la parola infanticida, identifichiamo quella persona che ha privato del diritto alla vita un bambino o addirittura un neonato. Per quanto umanamente parlando questo concetto possa risultare inconcepibile, purtroppo l'infanticidio è una pratica che è lungi da essere una cosa isolata e rara. Spesso quando leggiamo i giornali leggiamo di padri o madri che uccidono i propri figli a sangue freddo, volutamente oppure appellandosi all'insanità mentale. E spesso e volentieri questa pratica è confinata a se stessa e raramente si sfocia nella serialità. Ma cosa succede quando una coppia di fidanzati decide volutamente di uccidere quelli che all'effettivo non sono altro che dei bambini, per più e più volte? Cosa è scattato all'interno della mente di queste due persone? In questo episodio vi racconteremo la vita di Ian Brady e Myra Hindley, da molti considerati la coppia di infanticidi peggiore del mondo. Nello specifico, io mi occuperò di analizzare la storia di Ian Brady, mentre Alessia, in un video dedicato, analizzerà la storia della compagna Myra Hindley. Vi racconteremo, sì, la stessa identica storia, ma con due prospettive differenti. Bene, amici miei, mettetevi comodi, spegnete le luci, indossate le cuffie, e se vi sentite osservati, tranquilli, è normale. D'altra parte si sa, non siamo mai veramente da soli. Ian Brady, all'anagrafe Ian Duncan Stewart, nacque il 2 gennaio 1938 a Glasgow, in una baraccopoli, da Peggy Stewart, ragazza madre di 28 anni. Su chi sia stato il suo padre biologico, d'altro canto, non si sa nessuna informazione se non che si trattava di un giornalista di un giornale di Glasgow, morto 3 mesi prima della nascita di Ian. Non potendo fare affidamento su alcun tipo di sostegno da parte della famiglia, la madre di Ian, Peggy, fu costretta a dare in affidamento il piccolo Ian, che da quel momento iniziò a passare di famiglia in famiglia adottandone i rispettivi cognomi. Nonostante i migliori tentativi da parte dei suoi genitori adottivi, Brady era un bambino solitario e difficile, incline agli scoppi d'ira e lento ad integrarsi con i suoi coetanei. In età adolescenziale, Ian Brady venne accettato alla Shawlands Academy, una scuola per ragazzi di buona famiglia. Ed è proprio qua che il comportamento di Ian inizia a subire un cambiamento decisamente più che radicale. Appena quindicenne, Ian venne arrestato diverse volte per furti all'interno di appartamenti e di conseguenza arriverà perfino a lasciare il percorso di studi nella tanto rinomata Accademia di Shawlands. Da lì iniziarono una vera serie di lavoretti saltuari e relazioni amorose effimere, ed il suo comportamento incline alla violenza sembrava anch'esso crescere con lui. Tant'è che all'età di soli 17 anni, il giovane Ian aveva già collezionato ben 9 capi di imputazione ed uno status di libertà vigilata con l'obbligo di dover tornare ad abitare assieme alla sua madre biologica, cosa che lo porterà da Glasgow a Manchester, dove si ricongiungerà con essa ed il suo nuovo marito, Patrick Brady, dal quale Ian ne prenderà in seguito il cognome. Fu proprio in quel periodo che sviluppò un vero e proprio interesse ai limiti del morboso per i nazisti e per gli scritti di Nietzsche. Nella sua nuova casa cercò di rafforzare un senso di appartenenza e felicità, prendendo addirittura il cognome del suo patrigno. Ma invece trovò una vera e propria eccitazione attraverso il suo continuo interesse per il Terzo Reich, così come negli scritti del Marchese de Sade ed altri autori sadici. Nemmeno a dirlo, in breve tempo tornò al crimine e di conseguenza nel 1955 a soli 17 anni finì nella prigione di Strangeways, dove il suo carattere si rafforzò e maturò ulteriormente. Fu nel 1961 che conobbe Myra Hindley, con la quale si fidanzò dopo soli 2 mesi di frequentazione. Myra Hindley, all'epoca diciannovenne,
Sapeva già dei precedenti penali di Ian, ma questo non sembrò turbarla eccessivamente, poiché anch'essa era nota in giro per essere un elemento decisamente problematico. Beh, diciamo che in sostanza due caratteri potenzialmente affini si erano trovati e all'epoca del fidanzamento poco o nulla il resto del mondo poteva saperne che questa coppia sarebbe passata alla storia come la coppia di assassini seriali più famosa ed odiata del Regno Unito. L'infanzia della Hindley non fu meno pesante di quella di Brady. Nata nel 1942 a Gorton, è stata una bambina regolarmente picchiata dai genitori, i quali, poveri e alcolizzati, risiedevano in una casa che versava in condizioni pietose. Condizioni di vita pessime, che peggiorarono con l'arrivo della sorella di Myra, Maureen. Myra crebbe con un carattere debole, un carattere che mutò drasticamente a seguito delle continue provocazioni da parte del padre sul doversi per forza far valere in qualche modo. L'insicurezza e la debolezza si trasformarono nella violenza più pura. Myra era conosciuta anche per questo. Era diventata una ragazza violenta e problematica, che non si tirava indietro nelle risse e nel creare problemi. E poteva benissimo restare così, se non che un giorno vi fu l'incontro con il suo partner in crime, Ian Brady, con il quale sarà destinata a commettere atti orribili. La notte del 12 luglio 1963, la sedicenne Pauline Reed divenne la loro prima vittima. Pauline è stata rapita da Hindley mentre si recava ad un ballo locale ed è stata portata fino a dove Brady aveva deciso di commettere il suo omicidio. Pauline Reed è stata violentata, picchiata con violenza ed infine accoltellata a morte. Dopodiché il suo corpo è stato sepolto. 4 mesi dopo, il 23 novembre del 1963, il 12enne John Kilbride scomparve dalle vicinanze del mercato di Ashton-under-Lyne. Brady e Hindley gli offrirono un passaggio a casa con il pretesto che i suoi genitori sarebbero stati in pensiero per lui se avesse fatto tardi, con l'incoraggiamento della promessa di una bottiglia di sherry. Kilbride accettò subito l'offerta e salì nella Ford Agila che la Hindley aveva noleggiato. Brady disse a Kilbride che lo sherry si trovava a casa loro e che avrebbero dovuto fare una piccola deviazione per andare a prenderlo. Questo bambino di 12 anni fu la seconda vittima della coppia di assassini. Fu violentato e strangolato con un laccio da scarpe. Il 16 giugno del 1964, il 12enne Keith Bennett scomparve mentre si recava a casa di sua nonna. La sua scomparsa non è stata notata fino al giorno successivo, ed una massiccia perquisizione della polizia non ha rivelato alcun indizio. Hindley l'aveva infatti attirato nella sua macchina, con una richiesta di assistenza per caricare alcune casse. Poi si era incontrato con Brady a Saddleworth Moor, dove Keith era stato portato, in seguito da Brady, in un canalone vicino ad un ruscello, poi violentato, strangolato e sepolto là. Nel pomeriggio della festa di Santo Stefano del 1964, Leslie Ann Downey, 10 anni, scomparve da una fiera locale e nonostante l'enorme sforzo della polizia, sostenuto anche da molti volontari, non portò alla luce indizi su dove essa si trovasse. Si scoprirà in seguito che la coppia di assassini ha adescato la bambina in un'auto, la violentò e la strangolò. Il suo corpicino venne sepolto a chilometri di distanza, nudo, con i vestiti ripiegati ai piedi di esso. Ma nel 7 ottobre del 1965 ci fu il punto di svolta per la polizia. A denunciare la coppia di maniaci fu il cognato 17enne di Myra Hindley, David Smith, il quale arrivò alla stazione di polizia di Hyde a testimoniare un'orribile storia di violenza. Smith
era a conoscenza del carattere poco ortodosso di Ian Brady. Ciò nonostante, la sera del 6 ottobre si recò a casa della coppia per trovarsi involontariamente ad assistere all'uccisione del 17enne Edward Evans a colpi di ascia. In seguito alla morte del giovane Evans, Hindley e Brady hanno scherzato sul disordine e hanno anche detto a Smith, sotto chiari effetti di stupefacenti e alcol, di altre vittime sepolte nella brughiera. Temendo di andare incontro ad un destino simile, Smith li ha assistiti per come poteva con le pulizie, prima di tornare a casa per dirlo a sua moglie e avvisare la polizia. Convinti dal racconto di Smith, la polizia arrivò a casa di Brady, dove trovarono il corpo di Evans in una camera da letto al piano superiore e lo arrestarono immediatamente. Brady si giustificò dicendo che c'era stata un'aspra discussione tra lui, Evans e Smith, la quale era sfuggita di mano, arrivando perfino a negare che Myra Hindley avesse qualcosa a che fare con l'omicidio. Di fatto Hindley è rimasta in libertà vigilata fino a 4 giorni dopo, quando la polizia ha trovato un documento nella sua auto che descriveva nel dettaglio come lei e Brady avevano pianificato di eseguire l'omicidio. L'indagine probabilmente non sarebbe andata oltre la morte di Evans se Smith non avesse menzionato l'affermazione di Brady secondo cui altri corpi sarebbero stati sepolti a Saddleworth Moor. Fu così che la polizia è stata in grado di individuare l'area prediletta da Brady e Hindley e ha iniziato a scavare per i corpi dei bambini scomparsi nella zona degli ultimi 2 anni. Ed i primi corpi iniziarono a venir fuori. Una perquisizione più approfondita della loro casa ha portato alla scoperta di un biglietto per un deposito bagagli, il quale ha portato a sua volta ad un armadietto alla stazione centrale di Manchester. Lì, la polizia ha trovato gadget sadici e pornografia, comprese le fotografie di Leslie Ann legata e imbavagliata nella camera da letto della Hindley. È stata trovata anche una registrazione su un nastro, in cui si poteva sentire la bambina piangere e implorare per la sua vita, così come le voci di Brady e Hindley. Sua madre, Ann Downey, è stata costretta ad identificare la voce sul nastro come quella di sua figlia. Hindley e Brady vennero processati il 27 aprile del 1966 e figuratevi che ebbero pure l'ardire di confessarsi non colpevoli di tutte le accuse. L'interesse dei media era incessante e il fatto che entrambi non mostrassero alcun tipo di rimorso per ciò che avevano fatto non fece altro che innalzare il livello di odio nazionale a livelli epocali. Il 6 maggio del 1966, Ian Brady è stato dichiarato colpevole degli omicidi di Leslie Ann Downey, Edward Evans e John Kilbride, e per Myra Hindley non andò diversamente. Sono stati entrambi incarcerati con una pena di 30 anni e marchiati a vita come gli assassini della brughiera. Molti anni dopo, Ian Brady intraprese un vero e proprio sciopero della fame presso l'ospedale psichiatrico di Ashworth nel 1999, chiedendo il diritto legale di morire di fame piuttosto che passare il resto della sua vita in carcere. Ma questa richiesta è stata rifiutata nel 2000 dall'Alta Corte Suprema, i quali incaricarono gli addetti all'ospedale di alimentarlo forzatamente. Ma come si suol dire, oltre al danno, pure la beffa. Siamo nell'agosto del 2001 e Ian Brady torna di nuovo a far parlare di sé nelle prime pagine dei giornali. Dichiarò di aver guadagnato oltre 12.000 sterline per il libro The Gates of Janus, un libro scritto da lui stesso che parlava dei serial killer in generale, soffermandosi anche sulle opere da lui commesse. È il 15 maggio 2017 e finalmente Ian Brady incontra la sua morte nell'ospedale psichiatrico di Ashworth che l'ha ospitato dal 1985. Fu cremato, le sue ceneri poste in una busta biodegradabile e sparse in mare al largo di Liverpool, senza alcuna cerimonia. È stato riferito che Brady stesso avesse predisposto che le sue ceneri venissero sparse nella sua amata Glasgow, la sua terra natia, ma giustamente nessuno in quella città voleva avere a che fare con lui. Quindi questa richiesta fu bellamente ignorata. Che dire, casi come questi non smetteranno mai di farmi riflettere, di farmi domandare come si possa arrivare così in basso e come si possa soltanto arrivare a pensare di combinare determinate gesta. Strappare alla vita quelli che sono effettivamente dei bambini penso che sia la cosa più atroce che l'umanamente possa soltanto umanamente concepire.
Eppure nel mondo, purtroppo, c'è anche questo. E sebbene questi individui vadano sempre incontro alla giustizia, beh, per quanto mi riguarda, questa è una giustizia a metà. Perché la vera giustizia sarebbe punire il malvagio e farsi ridare indietro ciò che ci è stato tolto. Ma come possiamo pretendere di riportare in vita chi ci è stato tolto ingiustamente, privandolo del diritto alla vita? Hindley e Brady sono stati incarcerati e sono morti, ok, ma le famiglie delle loro vittime? Gli è stato forse concesso il lusso di vivere nuovamente accanto ai loro figli? Sono queste sensazioni che purtroppo mi fanno pensare che finché ci saranno elementi del genere, purtroppo, al peggio non ci sarà mai fine. E che l'animo umano, a volte, è l'arma di distruzione di massa più potente che ci sia.